Allora, a questo punto, quando ho già preparato la fetta di renna nel burro, li devo spostare in un'altra pentola. Così. Così le fette una dopo l'altra. Li posso salare. Li cucino ancora un po' finché si evapora, finché diventano asciutte le fette. E dopo praticamente la tradizione non richiede altro. Avevo letto che c'è chi invece in certe zone aggiunge in questa fase aggiunge delle fette di cipolla. Io non lo so, a casa mia il profumo di cipolla non è apprezzata, non da me, io mangerei sempre io e cipolla tutto quanto, ma non posso, quindi non aggiungo niente. Come dico, sposto qua in quest'altra pentola e lascio qua sull'altro fuoco un po' ad asciugare le fette e dopo li servo. E dice flavor, cioè lo servo. Mi dice di aggiungere un po' di acqua. Ah, use the frying pan with a dish of water and pour the water and the meat in the saucepan. And let the stew stand for a short while. Ok, devo ancora aggiungere un po' di acqua, sono stata troppo veloce a leggere, quindi adesso li trasferisco in un'altra pentola, dopo aggiungo un po' di acqua e sale, copro un attimo e devo lasciare cuocere solo un poco perché dice che la carne di renna è molto molto tenera. Allora vediamo ragazzi come si procede. Alla fine sono andata avanti con la cottura finché la carne è diventata morbida, bella tenera, vedete qua. E dopo praticamente impiatto con il purè di patate, che io faccio semplicemente le patate lesse con un po' di latte, burro, sale e frullo così cremoso. Quindi qui vedi come dice la ricetta, serving, metti un po' di purè di patate nel centro del piatto e metti sopra il reindeer stew, cioè la renna, e poi metti sopra il jam di mirtilli rossi oppure i mirtilli con lo zucchero. Io ho preparato anche i mirtilli con lo zucchero, non so se vi piacciono, io quello alla fine non ci ho messo sopra, preferito fare una piccola decorazione di mirtilli veri e la confettura, come vedi qua, ho utilizzato come decorazione. E, lo so che non è renna, è cervo, vabbè, pazienza, è la prima volta che ho provato e ripeto, appena trovo la renna lo rifaccio, ma intanto almeno un po' di dimestichezza con la ricetta, non è tanto male, vero? E domani troverete la ricetta step by step, lo traduco passo dopo passo da questo qua che ho scaricato da internet, questo, scusate, così con la testa in giù, questa Nordic Recipe Archive, lo traduco, ambedue le pagine, trovate nel sito destinazionesottozero.it, nella sezione Lifestyle, dove troverete anche altre ricette curiose del Nord. Buon appetito!